La verità è una e una sola, che in realtà mentite al vostro elettorato quando appunto gli dite che bisogna fare questo. E al riguardo mi permetto ricordare che non io, ma il Presidente del Consiglio Berlusconi, durante la campagna elettorale ha detto testualmente: delle province non parlo perché tanto vanno abolite. Questa era la campagna elettorale del centrodestra, abolire le province. E gli ha risposto l'allora segretario del Partito Democratico, il 30 novembre, anche lui gli ha risposto, il 22 marzo 2008, scusate, gli ha risposto dicendo: la riduzione della spesa pubblica è necessaria e che per me significa due cose concrete, riduzione dei costi della politica, abolizione delle province. Quindi piaccia o non piaccia, entrambi i partiti maggiori presenti in questo Parlamento hanno promesso ai loro elettori che mettevano al primo posto l'abolizione delle province. Che oggi vogliamo sapere se in questo Parlamento ci sono partiti che prendono in giro i loro elettori o se sono partiti che mantengono le promesse elettorali. Quando è il momento e dopo si vedrà. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, 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 parole. Noi dell'Italia dei Valori insistiamo affinché il Parlamento si assuma la propria responsabilità in ordine a un quesito che ormai da decenni ci stiamo ponendo come discussione ma mai viene affrontato in Parlamento, sempre dicendo ne discuteremo più in là in modo compiuto, e a forza di rinviare in modo compiuto si resta una grande incompiuta. Stiamo parlando dell'abolizione delle province perché non da oggi, ma sin dalla Costituzione, si è ritenuto un ente dispendioso, inutile, un inutile carrozzone, una burocrazia che raddoppia i tempi, le spese, le procedure. La soppressione delle province è un provvedimento che noi dell'Italia dei Valori riteniamo doveroso prendere al più presto, perché consente una realizzazione di un assetto politico istituzionale più lineare, più funzionale, perché permetterebbe un enorme risparmio nelle casse dello Stato. E al riguardo mi preme segnalare che stiamo parlando di ben 13-15 miliardi di euro l'anno, una finanziaria l'anno. Stiamo parlando di 2.900 consiglieri, stiamo parlando di 900 assessori, stiamo parlando di 50 presidenti e vicepresidenti di provincia, stiamo parlando di oltre 100 presidenti di giunta, stiamo parlando di miliardi di euro per spesa corrente che potrebbero essere risparmiati proprio in quella logica di lotta agli sprechi, lotta alle spese pubbliche pazze e ai doppioni, che tutte le forze politiche dicono durante le elezioni, ma al giorno dopo tutti tendono a mantenere perché sono fonte per sistemare questo o quel notabile politico del territorio. Ecco perché noi dell'Italia dei Valori vogliamo passare dalle parole ai fatti e vedere fino a che punto in quest'Aula c'è una volontà politica che corrisponde alle dichiarazioni elettorali. Perché siamo stufi di sentirci dire rinviamo a un momento più importante, a una valutazione più compiuta. Da ultimo faccio presente che il governo, ancora quando ha detto che lo rinvia quando vuole discutere della Carta delle Autonomie Locali, non ha detto che la Carta delle Autonomie Locali sarà una legge ordinaria, mentre quel che noi proponiamo è una legge presupposta per fare in modo che le leggi ordinarie poi possano riguardare la strutturazione delle province, vale a dire una legge costituzionale, perché di questo noi stiamo parlando ora, una legge costituzionale che mette come punto di riferimento le modifiche del 114, del 117, del 119 della Costituzione nella parte in cui parlano appunto della esistenza delle province come strutture ordinamentali dello Stato. Allora questa legge che noi proponiamo è una legge
che serve come presupposto per fare proprio quelle riforme che voi dite di voler fare e che se non approvate, rinviando ad una discussione più cosiddetto compiuti che da 50 anni a questa parte lo dite e non lo fate, la verità è una e una sola, che in realtà mentite al vostro elettorato quando appunto gli dite che bisogna fare questo. E al riguardo mi permetto ricordare che non io, ma il Presidente del Consiglio Berlusconi, durante la campagna elettorale ha detto testualmente: delle province non parlo perché tanto vanno abolite. Questa era la campagna elettorale del centrodestra, abolire le province. E gli ha risposto l'allora segretario del Partito Democratico, il 30 novembre, anche lui gli ha risposto, il 22 marzo 2008, scusate, gli ha risposto dicendo: la riduzione della spesa pubblica è necessaria e che per me significa due cose concrete: riduzione dei costi della politica, abolizione delle province. Quindi piaccia o non piaccia, entrambi i partiti maggiori presenti in questo Parlamento hanno promesso ai loro elettori che mettevano al primo posto l'abolizione delle province. Se ci vuole un provvedimento ordinario per abolire le province ci sia, ma prima del provvedimento ordinario ci vuole un provvedimento di revisione costituzionale, cioè la Costituzione deve prevedere l'abolizione della provincia. Deve concludere, onorevole. La nostra proposta è proprio questo, è la ragione per cui vogliamo qui che la decisione venga presa, è perché oggi vogliamo sapere se in questo Parlamento ci sono partiti che prendono in giro i loro elettori o se sono partiti che mantengono le promesse elettorali. Questa è decisione caotica e ragionevole, non la nostra. È creare caos rispetto alla verità dei fatti. La nostra è una proposta verità, una proposta che mette in condizione il Paese di sapere da che parte sta il Parlamento, se vuole ridurre le spese e gli sprechi o se vuole mantenere con greghe e prebende di propri notabili. Quando è il momento e dopo si vedrà. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole.